oggi parliamo dei 10 telefilm migliori di Netflix 2016. È una classifica, quindi direi di iniziare dal decimo posto fino al primo. Ovviamente questa è la mia classifica, quindi scrivete un commento qui sotto con la vostra. Al decimo posto metto sicuramente Jessica Jones. Bello, 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 mi piace, è un telefilm che prende molto. Mi piace, che poi in realtà è proprio la vera chicca, è l'atmosfera, perché è noir, è molto cupa. E tra l'altro non sembra neanche la storia, il telefilm di una supereroina. Non so se, cioè è diversa dalle altre. Al nono posto metto Una serie di sfortunati eventi. Come si fa a non amare questa serie? Non lo so, è meravigliosa, una serie surreale, tra l'altro si avvicina molto alla versione cartacea a cui si ispira, perché è veramente, è tutto bello, è tutto perfetto in questa serie, i colori, la regia, i personaggi, da vedere, sì sì. All'ottavo posto metto Orange is the New Black, lo so, non è proprio del 2016, però c'è stata l'ultima stagione ed è stata bellissima, quindi l'ho voluta mettere. Poi è una delle serie, delle mie serie preferite, forse. Sì. Settimo posto per Daredevil, è la migliore serie sui supereroi che c'è in giro. Stavo per dire che i supereroi che ci sono in giro, però vabbè. Al sesto posto metto Bloodline, perché è una serie perfetta. È molto difficile da spiegare, però è un gran telefilm, merita un posto tra i 10 sicuramente. Al quinto posto metto Black Mirror, perché tutti l'abbiamo amato come serie TV, molto molto bella, molto interessante. Al quarto posto metto Narcos, la storia, vabbè, di Pablo Escobar. È bello il fatto che riesce a raccontare anche l'origine dei Narcos, come sono nati e la politica in quegli anni, quindi è un po' tutto. Sul podio, ovviamente, chi poteva esserci, anzi, chi poteva non esserci se non lei, The Way. Strana, strano, stranissimo telefilm, però è uno di quei telefilm che o ami subito o odi immediatamente. È strano. È particolare come telefilm, sicuramente fuori dall'ordinario. Mi piace il fatto che è curata nel dettaglio, e come parola per questo telefilm io ho spiazzante. È vero, lo descrive abbastanza bene, secondo me, spiazzante. Al secondo posto metto una serie TV tra le più acclamate di Netflix, dai registi di Matrix, chi è? Sense8, chi è? 8 storie che si incrociano, i personaggi sono proprio interessanti, poi mi piace davanti la sigla, anche non c'entra niente con quello che stavo dicendo, però quanto cavolo è bella la sigla di Sense8, io l'adoro. E peccato che spesso, quasi sempre, me la togli in automatico, perché io la vorrei vedere ogni volta, è così bellissima. Mi piace il racconto, mi piace che è molto fluida come serie. Se non l'avete vista, ovviamente ve la consiglio. E al primo posto metto una serie TV che non ci sono parole, meravigliosa, stupenda. Gli aggettivi più belli in assoluto si possono usare per questo telefilm. Stranger Things, bellissimissimissimo, e è uno di quei telefilm che vorresti vedere subito tutto. Ditemi qui sotto cosa ne pensate della mia classifica, fate la vostra, mi raccomando, con un commento. Quindi commentate, mettete un bel mi piace, ricordatevi di andare a vedere l'articolo anche, lo metto nell'info box, con ovviamente altri personaggi, anzi no, con altri telefilm. Metto anche la pagina Facebook, il sito, metto tutto, andateci, cliccate.